Mento, Domine David, e Domnis. Salve le cento padre di misericordia. Signor cura. Signori. Vostra signoria ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Cioè, signori miei, loro sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci tra di loro e poi vengono da noi. Noi siamo i servitori del comune. Orbene, questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Ma signori miei, se la cosa dipendesse da me... Ah, queste son ciarle. Il matrimonio non si farà. O chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà il tempo. Ma... Uomo avvertito, eh? E che dobbiamo dire all'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone? Il mio rispetto. Spiegatevi meglio. Disposto sempre all'obbedienza. Benissimo. Buonasera, messere. Buonasera. Signori! E soprattutto... La ninetta la gridava e il Bertini ha cascato. Dimmi come sei caduta, ho cascata in sulla schiena. Oh, la povera mia tuta, non c'è più niente da Perpetua! Vengo! Misericordia! Ma che è successo, signor padrone? Niente. Come niente? Con quella brutta faccia! Quando dico niente è niente. O è cosa che non posso dire. Datemi da bere. E volete sostenere di non aver niente? Per l'amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va la vita. La vita? La vita. Don Rodrigo! Sì, non vuole che Lucia si sposi. Una delle sue. Oh, che birbone, che soverchiatore. Che uomo senza timor di Dio! Volete tacere? Ma siamo qui soli che nessuno ci sente. Povero signor padrone, e ora? Come farò ora? Cosa farò? Io scriverei al nostro arcivescovo, che è un sant'uomo, un uomo di polso, che non ha paura di nessuno, per informarlo come qualmente... E quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena? Ma Dio liberi! L'arcivescovo me la leverebbe! E le schioppettate non si danno via come confetti! Guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiono. Quando il mondo si accorge che uno è sempre pronto a cavarlo... Volete tacere! Ma come? Non mangiate nemmeno un boccone? No, non voglio prendere niente. Ci vuole altro. E doveva capitare proprio a me, a un galantuomo partito. Per amor del cielo! Per amor del cielo! Oh, ecco Lucia!
Oh, padre Cristoforo. La pace sia con voi, Agnese. Buongiorno, Lucia. Buongiorno, padre. E Renzo, dov'è? Dal curato, per fissare l'ora della cerimonia. Ah. Il tuo confessore è venuto a portarti la sua benedizione. Oh, padre. No. Error conditio, votum cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, onesta. Che cosa me ne faccio del vostro latinorum? Via, caro Renzo, non andate in collera. Se non sapete le cose, abbiate pazienza, rimettetevi a chi le sa. Io vorrei vedervi contento. Quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? Vi è saltato il grillo di sposarvi. Che discorsi sono questi, signor mio? Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Insomma, che impedimento c'è? Abbiate pazienza, io non ne ho colpa. La legge non l'ho fatta io, ante quam matrimonio. Ho detto che non voglio latino. Bisogna che vi spieghi, quelle ricerche le dobbiamo pur fare. Ma non erano già state fatte, non era tutto pronto. Ah, ecco, ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. Abbiate pazienza qualche giorno. Per quanto? Cercherò, procurerò. In 15 giorni. 15 giorni? 15 giorni. Una settimana, cercherò, vedrò. E a Lucia che devo dire? E i discorsi del mondo? Ma dite pure a tutti che ho sbagliato io. Per troppa furia, per troppo buon cuore. Gettate pure la colpa addosso a me. Va bene. Avrò pazienza una settimana. Ma poi non ci saranno altri impedimenti, eh? Quando vi dico. Riverisco. Buongiorno, Renzo. Buongiorno, Perpetua. Io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme, e invece... Quel che Dio vuole, mio povero Renzo. Ma il signor curato mi ha impastocchiato certe ragioni che non ho potuto capire bene. Perché non può, non vuole maritarci oggi? E come volete che io sappia i segreti del mio padrone? Ma io sono in questo mondo dei birboni, dei prepotenti, senza timor di Dio. Birboni, prepotenti? Ditemi chi è! Ah, voi vorreste farmi parlare. E io non posso parlare perché non so niente. E quando non so niente, è come se avessi giurato di tacere. Non aprirei bocca, nemmeno se mi impiccassero. Addio. Perfetto. Addio. Chi è quel prepotente che non vuole che io sposi Lucia? Renzo. Renzo. Signor curato, tutti sono informati dei fatti miei e rimpori di me. Voglio saperli anch'io per pacco. Chi è quel prepotente? Renzo, per carità... Guardate quello che fate, pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito. Mi volete morto. Lo voglio sapere. Ma se parlo su morto non vado a premere la mia vita. E dunque, parlate. Mi promettetemi, mi giurate di non parlare con nessuno, di non dire mai... Vi prometto che fa uno sproposito se non mi dite subito il suo nome. Don. Don? Don Rodrigo. Don Rodrigo. Avete fatto una bella azione. Mi avete reso un bel servizio al vostro curato, in casa sua, in luogo sacro, per cavarmi di bocca quello che vi nascondevo per prudenza, per vostro bene. E ora che lo sapete, non si tratta di torto o di ragione, si tratta di forza. Posso aver sbagliato, scusatemi. Giuratemi almeno! Posso aver sbagliato! Giuratemi almeno di non parlare! Posso aver sbagliato! Renzo, mi sentite, Renzo? Voi avete parlato? Non ho parlato. Mettete la stanga all'uscio e non aprite per nessuna ragione. Voi sola potete aver parlato. Non ho parlato, vi dico. Renzo. Renzo. Per oggi è tutto a monte. Ma come? Sì. Dite, dite a quella gente che il curato sta male. Dite quello che volete. Fate venire qua Lucia. Sì. Renzo, che è successo? All'ultimo momento il curato si è rifiutato di sposarci. Ma che dite, Renzo?
Sì, Lucia. Don Rodrigo ha minacciato di morte il curato se ci sposa. No. Sì. Fino a questo segno. Fino a questo segno. Ma dunque voi sapevate? E non mi avete mai detto niente. Ho detto tutto in confessione al padre Cristoforo. Ascoltami, Renzo. Quel signore ha tentato più volte di trattenere Lucia mentre tornava dalla Filanda con le sue compagne. Sono stato io a consigliarla di non parlartene e di affrettare le nozze. E fu allora che io feci la spacciata e vi pregai di far presto e di concludere il matrimonio prima del tempo che si era stabilito. E questa mattina ero così lontana dal pensare. Lucia! Lucia! Dannato! Questa è l'ultima che fa quell'assassino! Non Renzo! Dove vai, Renzo? Vuoi tu confidare in me? Che dico? Vuoi tu confidare in Dio? È Lui che giudica. È Lui che castiga. E tu vuoi fare giustizia da te. E quando pure... è un terribile guadagno. Promettimi che non affronterai, che non provocherai nessuno. Sì, Renzo. Lo prometto. Andrò io stesso a parlare a quell'uomo. Voi? Sì. E speriamo che Dio gli tocchi il cuore. Restate in casa e non vi fate vedere. E voi, Agnese, venite al convento verso sera a prendere notizie. Sì, padre. Arrivederci, figliuoli. Arrivederci, padre. Arrivederci, padre. Confidate in Dio. Speriamo, Renzo. Speriamo. Padre Cristoforo conosce gli uomini meglio di noi. È vissuto nel mondo lui prima di entrare in convento. Sì, ma in convento ci è andato dopo aver ucciso un prepotente. Renzo, come potete credere a quella storia? Non avete visto come si è commosso? Pareva che parlasse per sé. Io non ci posso credere. È troppo un santuomo. L'autorità del tasso non serve al vostro assunto, signor Podestà riverito. Non sia contro di voi! Perché quell'uomo dotto, quell'uomo erudito che conosceva a memoria tutte le regole della cavalleria, a patto che il messo d'Argante, prima di esporre la sfida ai cavalieri cristiani, chiedesse licenza al pio Buglione. Ma il messaggero è di natura inviolabile per diritto delle genti. Iure gentium, lo dice anche il proverbio, ambasciatore non porta pena. Secondo le leggi moderne della cavalleria, io dico e sostengo che un messo il quale ardisca di porre nelle mani di un cavaliere una sfida senza avergliene chiesta licenza è un temerario. Già, sentiamo che cosa ne pensa il dottor Azzeccagarbugli. Io godo di questa dotta disputa e ringrazio il bell'accidente che ha dato occasione a una guerra di ingegni
così graziosa. Illustrissimo. Che cosa c'è? C'è il padre che sta... Avanti, padre, avanti. Da sedere al padre. No, vorrei parlarvi da solo a solo con vostro comodo per un affare di importanza. Bene, bene, parleremo, parleremo. Signori, rimettiamo la questione al padre Cristoforo e si stia alla sua sentenza. Il fatto è questo. No, lasciate dire a me che sono neutrale, cugino. Ecco la storia. Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavaliere milanese. Il portatore, non trovando il provocato in casa, consegna la sfida a un fratello del cavaliere. Il quale fratello legge la sfida e bastona il portatore. Ecco. Ma... non sono cose di cui io mi debba intendere. Solite scuse di voi padri. Via, lo sappiamo bene che non siete venuto al mondo col cappuccio in capo. Ho già fatto le mie scuse col dire che non me ne intendo. Scuse magre. Vogliamo la sentenza. Certo. Quando è così il mio debole parere, sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate. Perdonatemi, padre, ma questa è grossa. Si vede bene che non conoscete il mondo. Lui? Ma scherzate, cugino, lo conosce quanto voi, non è vero, padre? Diteci se non avete fatta la vostra carovana. Signor Podestà, signori miei, un brindisi al conte Duca. Benissimo. Servite il padre. Per favore. Ma... viva mill'anni Don Gasparo Guzman, Duca d'Olivares, Conte di Sanlúcar, Gran Privato del Re Filippo il Grande, nostro signore. Evviva mill'anni! Eccomi ai vostri comandi. Con vostra licenza. In che posso obbedirvi? Vengo a proporvi un atto di giustizia e a pregarvi di una carità. Certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato, impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Ebbene? Con una parola, voi potete impedire una violenza così crudele. La vostra coscienza... Quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predica, so benissimo andare in chiesa come fanno gli altri. Vi parlerete della mia coscienza quando verrò a confessarmi da voi. Dio vi usa un tratto di misericordia, mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregare per una innocente. Insomma, padre, io non so proprio cosa volete. Non capisco altro se non che ci deve essere una fanciulla che vi preme molto. Andate a fare le vostre confidenze a chi vi piace. E non vi prendete la libertà di infastidire più a lungo un gentiluomo. Mi preme, è vero, ma non più di voi. Sono due anime che l'una e l'altra mi premono più del mio sangue, Don Rodrigo. Non vogliate tenere nell'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola vostra può far tutto. Già che credete che io possa far molto per questa persona, già che questa persona vi sta tanto a cuore. Ebbene. Consigliatela di venire a mettersi sotto la mia protezione, nella mia casa. Non le mancherà più nulla, nessuno ardirà più di inquietarla. O che io non sono cavaliere. La vostra protezione. È meglio che abbiate parlato così. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli, fra? Parlo come si parla chi è stato abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione. La vostra casa. La maledizione di Dio le sta sopra. Sentite bene quello che io vi prometto. Verrà un giorno... Escimi di tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato. Tu tratti da par tuo, ma ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone
e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari. Esci con le tue gambe per questa volta. Caro cugino, voi volete fare il politico, ma io ho capito tutto. Vi siete fatto convertire. Eccole, un'altra delle vostre. Ah, che bello spettacolo sarà vedervi tutto compunto e con gli occhi bassi. E che gloria per quel cappuccino. Nelle sue prediche vi porterà, per esempio, mi par di sentirlo. In una parte di questo mondo che per degni rispetti non nomino, viveva un cavaliere scapestrato, amico più delle femmine che degli uomini da bene, il quale aveva messo gli occhi su una leggiadra fanciulla nome Lucia e, tenendosi certo di averla, scommise con un suo cugino. Basta! Se volete raddoppiare la scommessa, son pronto. Tant'è che la paghiate subito. Passeranno tutti i santi del lunario prima che... È quel che si vedrà. Riso! Riso! È quel che si vedrà. Illustrissimo. Riso! Prima di domani quella Lucia deve trovarsi qui. Ma vada soprattutto che non le sia fatto del male. Non si può levare un fiore dalla pianta e portarlo a Vossignoria senza toccarlo. Ma non si farà che il puro necessario. Ebbene, quel giovane, quel Renzo, se n'è andato solo adesso. E le donne? Le donne sono rimaste in casa. E che fanno? Quando sono entrato io a chiedere l'elemosina, la ragazza era lì che piangeva. Ma ho potuto farmi un'idea di come è fatta la casa. Ah, sì. Ed ecco. C'è un cortiletto con un fico da una parte. E vicino al fico una tettoia, ma abbastanza bassa. Lì il muro si salta facilmente. Traditore abbia fatto la spia. Vieniese! Zitti, via! Vieniese! 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 Zitto, sei morto! Aiuto! No! Che si fa ora? Aspettiamo che tornino. 22, 23, 24 e 25. Hai capito bene? Sì, sì. E tu? Se ha capito lui? Sì, ho capito anch'io. E allora andate. Sì. Vieni, vieni. Sì. No, Renzo, sono imbrogli, non sono cose lisce. Lucia, vorrete mancarmi ora? Ma se il curato non vuole? Te l'ho detto, non è necessario che voglia, basta che ci sia, davanti a due testimoni. Ma perché, mamma, questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo? Perché? Perché i religiosi, si capisce, dicono che veramente la cosa non sta bene. No, Renzo,
Non avevamo cominciato così. Io voglio essere vostra moglie, ma per la strada diritta, col timor di Dio, all'altare. Ma non avevamo noi fatto le cose da buoni cristiani? Di chi è la colpa se non siamo già marito e moglie? Che bene mi volete voi? Che prove mi avete date? Non vi ho pregata, pregata, pregata? No, no, no! Se voi non volete, la finirò io. Io la finirò. Oh, per carità, Renzo, non parlate così. Non fate quegli occhi. Non posso vedervi così. Verrò. Carneade? Chi era costui? Chi diavolo era costui? Signor curato. C'è fuori Tonio che dice d'essere venuto per quel debito. A quest'ora? Che volete, non hanno discrezione. Ma se non li pigliate a volo. Fatelo entrare. Siete ben sicura che sia lui? Oh, diavolo! Scendo subito! Oh, mamma. Coraggio, è un momento, è come farsi cavare un dente. Entrate, entrate. Buonasera, Perpetua. Agnese, di dove venite a quest'ora? Vengo da Pescarenico. E se sapeste, mi sono fermata di più proprio per voi. Ma perché? Andate, andate, vengo subito. Perché? 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 Perché una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare. Credereste? S'ostinava a dire che non vi siete maritata con Beppe Solavecchia né con Anselmo Lunghigna perché non vi hanno voluta. Oh, io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati. Oh, la bugiarda, la bugiardona. E chi è costei? Ah, non me lo domandate perché non mi piace di metter male. Ah, no, no, voi me lo dovete dire, alla bugiarda. Basta, non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia. Il signor curato dirà che sono venuto tardi. Sicuro che tardi, sapete che sono malato. Oh, mi dispiace. Avrete sentito dire che sono malato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Perché vi siete condotto dietro quel figliolo? Così, per compagnia, signor curato. Oh. Sono 25 berlinghe nuove, di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo. Uh-huh. E ora, signor curato, vogliate mettere un po' di nero sul bianco? E com'è divenuto sospettoso il mondo. Non vi fidate di me. Come, signor curato, se io mi fido? Non fatemi torto. Ma siccome il mio nome è nel vostro libraccio dalla parte del debito, dunque, già che aveste l'incomodo di scrivere una volta, così, dalla vita alla morte. Ora sarete contento. Signor curato, in presenza di questi due testimoni, questa è mia moglie. E questa? Perpetua! Perpetua! Aiuto! Tradimento! Fuori! Fuori tutti! C'è il diavolo in casa vostra!
Sì, sì, li ho visti io. Ma l'ho voluto ammazzare. Andate al convento da padre Cristoforo, vi aspetta. E anche voi, Renzo, ha detto che andiate anche voi. Sì, sì. Andiamo, andiamo. Avvocato! Perché mi avete lasciato solo in questo imbroglio? Andate, andate. Chi era detto? Uè, signor curato! Cosa è stato? Cosa mi hanno fatto? Chi fu? Chi è stato? Ma che è accaduto? Non c'è più nessuno. Vi ringrazio. Tornate pure a casa. Ma che cosa vi hanno fatto? Cattiva gente. Gente che gira di notte. Ma sono fuggiti. Tornate a casa. Non c'è più niente. Un'altra volta, figlioli. Vi ringrazio del vostro buon cuore. Questo paese non è più sicuro per voi. Ecco perché ho pensato a trovarvi un rifugio. Coraggio, Lucia. Nel convento di Monza sarete fuori di ogni pericolo. E tu, il mio Renzo, appena arrivato a Milano, porta questa lettera al padre Buonaventura. Egli ti guiderà e ti troverà del lavoro. Sì, padre. Prima che partiate, preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in codesto viaggio e sempre. Saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore, anche per colui che è causa di tutto questo male. È vostro nemico, disgraziato. Compete con voi. Abbiate pietà di lui, Signore. Toccategli il cuore. Adesso andate, figliuoli. Non c'è tempo da perdere. Lì sulla riva vedrete un battello. Direte barca. Vi chiederanno per chi. Rispondete San Francesco. Sì, padre. All'altra riva vi aspetterà un barroccio. E ora andate. Grazie, padre. Dio vi guardi e il suo angelo vi accompagna. Andiamo. Cosa guardate? La casa mia. La casa vostra, Renzo. Non piangete, Lucia. Il cuore mi dice che ci rivedremo presto.
Silenzio! Silenzio! Buttane via ancora un altro! Buona niente che sei! Io non li butto via, che scalda secco, ma da fare! Buon per te che lo l'hanno impicciato! Che accade, buona donna? È questo il paese di Cuccagna? Oggi c'è pane per tutti! Vogliamo farvi del male, mandate a casa, tenetele indietro. Ma no, mi... Aprite, capitano di giustizia, aprite, dentro voi, ladri. Ma no, mi... Silenzio, silenzio. Giudizio, figlioli, siete ancora in tempo, tornate a casa. Pane ne avrete, ma non è questa la maniera. Abbassi i fornai che nascondono il pane! Voi altri milanesi, per la bontà siete nominati in tutto il mondo. Siete sempre stati dei baccanaglia, provisione che li protegge. Sì. A morte, 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 a mor
Sì, sì signore, sarà castigato, lo condurrò in prigione. Sì, sì, si è scolpato. Sì, giustizia, lo condurrò in prigione sotto la mia guardia, al castello. Ora blandarlo, ora acquietarli, questo lo dico posso bien, estamos ya quasi fuera. Anima. Non è solamente nella fare del pane che si fanno delle bricolerie, non è vero, signori miei? Purtroppo. Lo dicevo io, bisogna farla finita e che il mondo vada un po' più da cristiano. È vero. Già. Bisogna andare domattina da Per, che è quello un galantuomo, signore alla mano. Si è potuto vedere com'era contento di trovarsi con la povera gente. Dico bene, signori miei? Sì, la retta ai Montanari, sono tutti avvocati. Arrivederci domani. Dove? Sulla piazza del Duomo. Qualcosa si farà. Sì, qualcosa si farà. Arrivederci, domani. È meglio tornarcene a casa. Chiedi questi bravi signori che vogliono insegnarmi la strada per andare al convento dei Cappuccini, a Porto Orientale. Sono qui io per servirvi, quel bravo giovane. Vado anch'io da quella parte. Ah, grazie di cuore. No, di che cosa. Arrivederci. Una mano lava l'altra, no. Non siamo obbligati a fare servizio al prossimo. Non per sapere i fatti vostri, ma voi mi parete molto strano. Ma che paese venite? Vengo fino da Lecco. Fino da Lecco? Sì. Di Lecco, sì. Di Lecco, sì. Cioè del territorio. Ah, povero giovane, da quanto ho potuto intendere dei vostri discorsi ve ne hanno fatte delle grosse, eh? Ho dovuto parlare un po' in politica per non dire in pubblico i fatti miei. Ecco il pane della provvidenza. Anche a buon mercato. Non vorrei che pensaste male, eh? Non è che io l'abbia, come si suol dire, sgrafignato. L'ho trovato per terra. E se trovassi il padrone sono pronto a pagarglielo. Se comandassi io... troverei il mezzo di far andare bene le cose. Come vorreste fare? Ah, vorrei che ci fosse pane per tutti, tanto per i poveri come per i ricchi. Ah, così va bene. Ecco come vuoi fare. A me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma. Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie e quattro figlioli. Li si dia pane tanto e paghi soldi tanto. Sì. A voi, invece, dovrebbero fare un biglietto per... il vostro nome? Lorenzo Travaglini. Ah, benissimo. Ma avete moglie e figlioli? Dovrei bene. No? Figlioli no, troppo presto, ma la moglie, se il mondo andasse come dovrebbe andare, se non ci fossero certi birbanti, so io di chi parlo. Ma un giorno si saprà e allora... Ma che tradimento è questo? Mino, ciao, venite con noi. Ma dove mi conducete? Andiamo. Lasciatemi andare! Andare, non ho nulla a che fare con la giustizia! Okay. Affiliamola! I manichini! No, traditore, sono un galantuomo io! Lorenzo Travaglini, andate a raccolta il pietre, sono con quegli arnesi. Aiuto! Stringete! Ai! Abbiate pazienza, sono tutte formalità. Di qui a un'ora sarete libero e nessuno saprà che siete stato nelle mani della giustizia. Andiamo su. Ai, ai. Andate in maniera che nessuno si accorga di nulla. Come foste tre galantuomini che vanno a spasso. Ma che diavolo? Andiamo a vedere. Ma cosa è stato? È un malvivente. Ah, è un ladro colto sul fatto. Ah. Andiamo a vedere. Figlioli, mi vengono in prigione perché ho gridato pane e giustizia. Ma non ho fatto nulla, io sono un galantuomo. Aiutatemi, figlioli, non mi abbandonate. Sono un galantuomo, aiutatemi, figlioli. Non mi abbandonate. Arvaccio! Buonasera. Chi avete in casa? La lista dei nomi. E qui non c'è quasi più nessuno. Fedele Scarpi. È un negoziante di Pavia, lo conosco da anni. Zaccaria Pinto. Persona specchiatissima. Cerchiamo un giovanotto che risponda al nome di Lorenzo Travaglino. Qui non c'è. Siete avvertito. Se capitasse qui, sapete qual è il vostro dovere. Dove andate? Agli scati, siamo di là.
E i vostri nomi? Girolamo Paruta, e questi sono mio figlio Domenico e mio cugino Antonio. Antonio Rivolta, per servirvi. Avanti, grazie. È andato. Ma date retta a me. Nel Milanese non potete restarci. Il vostro nome l'hanno sui loro libracci e vi trovano quando vogliono. Dormi tu. Dove vi lascerò, l'Adda è vicina. E lì comincia il territorio della Repubblica Veneta. Appena toccato la riva bergamasca siete salvo. E a Bergamo c'ho mio cugino Bortolo, che ci lavora e che ci si è accasato. M'ha invitato tante volte ad andarmene là. E allora, state a pensarci. Vida! Vida! Servizio col pagare di tragittarmi di là. Vabbè. Ecco. Buon viaggio. Prendete. Grazie. Buon animo, figliuola. Tornerò presto. Padre Cristoforo ci aiuterà e ci farà sapere qualche cosa. Renzo è un bravo giovane e non può aver fatto questo. Oh, mamma, io vorrei credervi, ma la fattoressa ha detto proprio il suo nome. Chissà che imbrogli avranno fatto contro di lui. Chissà dove è nascosto. Oh, mamma, tornate presto. Sì, sì, stai tranquilla. Qui sei al sicuro. La signora ti vuol bene. Addio, figlia mia, mamma. Lucia, la signora vi aspetta. Sì. Questo è un sacco, ma non vestito. Andate via. E imparate come si deve vestire la gente di condizione. E non le villane vostre mani. State zitta voi! Non rende madre, ma voi stessa! Siete ben pronta a parlare senza essere interrogati! Ma avete fatto chiamare? Tornate al vostro lavoro. Vostra madre è partita? Sì, signore. Andate pure voi, siete stanchi. Pigliatevi un po' di riposo. Sì, reverenda madre. Su, Lucia, non siate così triste. Vostra madre non starà molto a tornare. E con buone notizie. Voglio al cielo. Dunque, l'amate proprio tanto? Madre reverenda. Lucia, io ho preso a cuore il vostro caso. State tranquilla. Quel cavaliere
non potrà farvi alcun male. Oh, vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani. È dunque un mostro. Un mostro che vi fa tanta paura. Ma che cosa aspettate, cugino? Ho messo tutta Milano a suo quadro per voi. Il contezio è riuscito a far cambiare a quel cappuccino l'aria di Pescarenico con quella di Rimini, quel baggiano, quel Renzo, e fuori discussione bandito com'è dal milanese. La vecchia è tornata e così la ragazza è sola. È sola, ma in un convento. Ed è il convento di Monza, caro cugino. E la ragazza è sotto protezione della principessa di Leiva, la figlia di un governatore spagnolo. Che impresa troppo rischiosa. Comincio a credere che abbiate un po' di paura. Ma capite che questo smacco ricade su tutta la famiglia? Se il convento di Monza è per voi un osso troppo duro, si potrebbe chiedere l'aiuto di qualcuno. Di chi? Di quello che è passato. Lui. In tutto il milanese non v'è signore più temuto di lui e non v'è rischio che lo possa intimorire. È un'idea. Cercate di non farvi vedere. E se non vi riesce, ditele che andate alla chiesa di Sant'Antonio, dove avete promesso di fare orazione. Su, andate, andate. Il cielo m'aiuti. Andate. Sentite, Lucia. Madre. Niente, niente. Fate ogni cosa come vi ho detto. E tornate presto. Sì, madre. Thank you.
Chiudi quella porta. Tutto a puntino. L'avviso a tempo, la donna a tempo. Un urlo solo, nessuno sul luogo. I cavalli bravi e nessun incontro. Non la voglio in casa, Costè. Prendi montacavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e vai di corsa in casa di quel Don Rodrigo che tu sei. E digli che mandi. Ma subito, che altrimenti... Vai! No! Va a riposarti adesso. Andrai domattina. Anche tu, vai. Alzatevi, che non voglio farvi del male. Alzatevi. Chi siete? Cosa volete da me? Ditemi dove sono, che vi ho fatto io? Perché farmi patire le pene dell'inferno? M'hanno forse maltrattata? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Cosa ho fatto? Sono una povera creatura. In nome di Dio. Dio. Dio, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé hanno sempre questo Dio da mettere in campo come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa parola? Di farmi paura? Oh, signore, pretendere. Cosa posso pretendere io? Mi hanno presa a tradimento, mi hanno portata qui per forza. Oh, voi che potete comandare, dite che mi lascino. Che mi lascino tornare da mia madre. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare! Oh, signore! Vergine Santissima, voi che avete patito tanti dolori e che tante volte mi avete consolata, aiutatemi
Fatemi uscire da questo pericolo. Fatemi tornare salva con mia madre. E fu voto di rinunciare per sempre al mio Renzo, a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. A dormire, signore. Dove va tutta quella canaglia? Vanno incontro al cardinale Borromeo che è arrivato a chiuso. Per un uomo. Tutti premurosi, tutti allegri per vedere un uomo. Cosa ha costui per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così all'avventura. No, non vanno tutti per l'elemosina, signore. Ognuno avrà il suo diavolo che lo tormenta. Vattene. Fatelo entrare. Ma Vossignoria Illustrissima deve sapere chi è costui, quel bandito, quel famoso... Fatelo entrare. Monsignore aspetta Vossignoria. Preziosa visita è questa. E come devo esservi grato di una così buona risoluzione. Quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Rimprovero? Certo, perché da tanto tempo avrei dovuto venire io da voi. Da me? Voi? Ma sapete chi sono? M'hanno detto bene il mio nome. E vi pare che la consolazione che sento nel vedervi qui potrei provarla alla vista di uno sconosciuto? Siete voi, voi che ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato,
voi tra i miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che più avrei desiderato di accogliere, di abbracciare. Voi avete una buona nuova da darmi. Una buona nuova io? Io ho l'inferno nel cuore. Ditemelo voi se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate? Non per mio. Che Dio vi ha toccato il cuore. Dio? Ma se c'è questo Dio, se è quel che dicono, cosa volete che faccia di me? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Voi lo glorificate col condannare la vostra vita e con l'accusare voi stesso. No, no. Lasciate, lasciate che io stringa la vostra mano, che ora solleverà tanti afflitti, riparerà tanti torti. Quanti torti, quanti delitti. Ma almeno ne ho uno che posso subito riparare. Oh, Dio vi ha benedetto. Questo è pegno del suo perdono. È una povera giovane che i miei uomini rapirono ieri nei pressi di un convento di Monza. Tu sei stato, monsignor arcivescovo, non avrei ricevuto un simile ribaldo. Che ne dite? Sono superiori, hanno sempre ragione loro. Il lupo e l'agnello andranno a un pascolo. Altro che lupo, di peggio. È vero. Io non chiedo altro che di essere lasciato vivere. Ha ragione. Siete voi il signor curato di Olarte? Per l'appunto, ma... Sua signoria illustrissima vuole voi. Me? Come ci posso entrare io? E hanno il significato che Vostra Signoria Illustrissima mi voleva me. Io credo che abbiano sbagliato. Non hanno sbagliato. Ho un consolante incarico a darvi. Una vostra parrocchiana, che avrete pianto per smarrita, Lucia Mondella, è ritrovata. È in casa di questo mio caro amico e voi andrete ora con lui a prendere questa vostra creatura e l'accompagnerete qui. Monsignore, sì. La madre della ragazza si trova al suo paese? Signore, sì. Spedite un uomo di giudizio a cercare questa donna. Se andassi io? No, voi vi ho già pregato d'altro. Dicevo per disporre quella povera madre, è una donna molto sensitiva. No, voi siete più necessario altrove. Non crediate che io mi accontenti di questa visita. Voi tornerete. Sì, io tornerò. Ho bisogno di voi. Convertito. E se gli salta qualche dritto? Il cielo me la mandi buono. Che spedizione! Che spedizione! Thank you.
illustrissima, signoria illustrissima, andiamo, via! Via le armi! Come senza armi, ho detto! Che succede? Ehi, guarda! Perdonatemi. Oh, Signore, Dio vi renda merito della vostra misericordia. E a voi 100 volte il bene che mi fanno con queste vostre parole. Vai. Tutti a posto e silenzio. Avanti, via. Non è un rimprovero che voglio farvi. Io che sono il peggiore di tutti. Ma sentite ciò che ho da dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita. E io la muterò. L'ho già mutata. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Nessuno da qui in avanti potrà far del male con la mia protezione, al mio servizio. Chi vuole restare a questi patti sarà per me come un figliuolo. Chi non vuole gli sarà dato il salario dovuto, è un regalo in più e potrà andarsene. Ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita. Il Dio che ha usato con me tanta misericordia mandi a voi il buon pensiero. Andate. Questa signora prenderà cura di voi. Andrete a vivere con lei. Sì. E mia madre? Potrà venire a trovarvi quando vuole. Certo. Che la benedizione di Dio sia con voi. Bisognerebbe che tutti i preti fossero come Vossignoria. Che volete dire? Parlatevi veramente. Che tenessero un po' dalla parte dei poveri e non aiutassero a metterli in imbroglio per cavarsene loro. Prendete dalla mano di Dio i patimenti che avete sofferto e state di buon animo. Signor curato, voi restate. Devo parlare. Sai, ho avuto notizie di Renzo. Sono buoni. È fuggito nello stato veneto e lavora nella filanda di suo cugino. Sei in salvo, che sia ringraziato il Signore. Come? Non sei contenta di sapere che è al sicuro? Sì, mamma. Ma forse non mi sono spiegato abbastanza. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi par questa una ragione bastante per non adempiere il vostro dovere? Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere. E anche con mio grave incomodo. Ma quando si tratta della vita, il coraggio uno non se lo può dare. E quando vi siete presentato alla chiesa per addossarvi con questo ministero, vi è essa fatto sicurtà della vita? Ho mancato. Capisco che ho mancato. Ma le ho viste io quelle facce. Le ho sentite io quelle parole. Cosa dovevo fare in un frangente di quella sorta? E me lo domandate. Conoscendo la vostra debolezza, come non avete pensato a informare il vostro vescovo? Come non avete pensato che se a quegli innocenti non fosse stato aperto altro rifugio, c'ero io per accoglierli e per metterli in salvo?
Ma quelle persone non vi hanno detto di essersi introdotte in casa mia a tradimento per sorprendermi e fare un matrimonio contro le regole? Me l'hanno detto, figliolo. E questo mi accora. Mi atterra che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi accusando. No. Tutti e due abbiamo già vissuto molto. Sai il cielo se mi è stato duro di conturbare con rimproveri questa vostra canizia. Piaccia a Dio che le parole che ho pur dovuto usare con voi servano a voi e a me. Satanasso di stamattina le braccia al collo. E con me per una mezza bugia detta al solo fine di salvare la pelle. Tanto chiasso. È il mio pianeta che tutti mi abbiano a dare addosso. Anche i santi. Buonasera, reverendo. Buonasera. Aiuto!
non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete. Promettetemi di non levarle un filo d'intorno e di metterla sottoterra, così. Addio, Cecilia. Riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restare sempre insieme. E voi, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me. E non me sola. Avanti. Ambrogio! Chi? Chi? Non mi riconosci? Sono Renzo. Renzo, non ti avvicinare! Ambrogio, perché è chiusa la casa di Agnese? Agnese è andata a starsene in Valsassina da quei suoi parenti. E Lucia? È a Milano, da donna Presede. Almeno così m'hanno detto. E il curato? E dopo la morte di Perpetua, anche lui in Valsassina. È morta Perpetua? Ne sono morti tanti. Io l'ho avuta, ma grazie al cielo l'ho scampata. Adesso dove vai? Torni a Bergamo. Vado a Milano. A Milano? E non hai paura della cattura? A Milano ora hanno altro da pensare. Contado di Como 104, territorio di Lecco 242, Gera d'Adda 396, Monte di Brianza 402, Mortara 508. Milano 1822, per un totale di oltre 3.000 morti. 3.000 morti? Se l'epidemia fa progressi così spaventosi, bisognerà prendere nuovi provvedimenti. Tutto è stato tentato. Nessuna colpa può essere fatta al Tribunale di Sanità. L'illustrissimo protofisico può dirci almeno quali misure sono state prese contro gli untori? Gli untori? Ma gli untori non esistono. Come si può credere che della gente vada attorno con malefici unguenti a diffondere la peste? Non è che una stolta diceria. Le vere cause dell'accresciuto flagello e purtroppo senza riparo stanno nell'impossibilità di isolare tutti i contagiosi e nella implacabile, tremenda siccità. Il naviglio è senza un filo d'acqua e manca l'acqua anche nel lazzaretto, che al massimo potrebbe alloggiare 3.000 appestati e ne accoglie in questo momento 16.000. La gravità della situazione ci era nota. Non possiamo far altro che tentare di rendere al popolo un po' di speranza. È per questo che, da me sollecitato, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Borromeo acconsente di uscire domenica in processione solenne, recando le reliquie di San Carlo per impetrare la clemenza divina.
Quella signora sta qui, una giovane di campagna che ha nome Lucia. Non c'è più. Un momento, per carità. Non c'è più. E dov'è? Al lazzeretto. Al lazzeretto? Per amor del cielo, non ve ne andate. Con la peste. Già, cosa nuova. Andate. Quella signora, aprite. Quella signora, aprite. Daglielo un tore! Daglielo un tore! Prego, bugiarda, sta zitta! È un tore! Daglielo un tore! Daglielo un tore! Daglielo un tore! Pigliatelo! Pigliatelo! È uno di quei birroni che va in giro per le porte dei grandi uomini! L'ho visto io che ungeva quella porta! Ammazzatelo! Dagli! Canaglia! Che a cuore venga avanti! Te lungerò io davvero con questo. I muratti! I muratti! Adesso! Bravo! Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti! Fa conto d'essere in chiesa! Viva la moria, muoia la marmaglia. Prendi, bevi alla nostra salute. Ve l'auguro a tutti, ma non lo siete. Proprio non lo siete. Dai qua. Hai preso una bella paura, quel che pare, eh? Ma là, povero untorello, non sarai tu che spianti Milano. Ci vogliono altri visi per farlo un tore. Buonasera. Che cosa avete, Rodrigo? Nulla. Come nulla? Eravate così divertente quando avete fatto l'elogio funebre di vostro cugino? Già. Povero Attilio, è tutto a un tratto. Avrò bevuto un po' troppo. A volte il vino dà l'umor nero. Buonanotte, allora, mio caro. Buonanotte. 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 Via. Riso, aiutami. Sto male, Griso. Griso. Tu sei sempre stato il mio fido. Sì, signore. T'ho sempre fatto del bene, Griso. Per vostra bontà. Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo. E chi lo paga bene tiene segreti gli ammalati. Vai a chiamarlo. Digli che gli darò 4-6 scudi per visita. Di più se vuole. Digli che venga qui subito. Subito. Traditore! Infame! Via, cavalle! Mio Dio! Carlotto! A me! Aiuto!
Fino a parte, contro i malati, contro quelli che fanno opera di misericordia. Cello bene, finché lo portiamo via. Lasciatemi ammazzare quell'infame. Sta buono. Vieni, a te. Portatelo via. Ma posso ancora guarire. Posso ancora guarire. Scusate, sapreste dirmi dove? Tu qui. Oh, padre. Come state, padre Cristoforo? Meglio di tanto, poverini, che tu vedi. Ma tu perché sei qui? Vengo a cercare di Lucia. Lucia? È qui Lucia? E qui almeno spero in Dio che ci sia ancora. Ma hai qualche indizio dove sia stata messa? Quando ci sia venuta? Niente, padre, niente. So soltanto che è qui. L'ho cercata tutta stanotte, tutt'oggi. In ogni luogo. Adesso guarderò, cercherò ancora per tutti i lazzaretti. Se non la trovo... Se non la trovi? Se non la trovo, guarderò di trovare qualcun altro. O a Milano, nel suo scellerato palazzo, in capo al mondo, a casa del diavolo... Troverò quel furbante che ci ha separati. Il birbone che se non fosse stato lui, Lucia sarebbe stata mia da 20 mesi. Ci eravamo destinati a morire. A me non morivamo insieme. Ma se c'è ancora colui, lo troverò. Renzo! E se lo trovo, se la peste non ha già fatto giustizia, la farò io giustizia. Sciagurato! Guarda! Chi è colui che fa giustizia? E dovrei rubare il tempo a questi afflitti? I quali aspettano che io parli loro del perdono di Dio per ascoltare le tue voci di rabbia e i tuoi proponimenti di vendetta. Se tu hai la vendetta in cuore, vattene, vattene. Oh, padre, non scacciatemi a questa maniera. Tu sai perché io porto quest'abito. Tu lo sai. Lo so. Ho odiato anch'io. È l'uomo che odiavo da gran tempo. Io l'ho ucciso. Sì, ma un prepotente. Uno di quelli... Zitto. Se tu potessi metterti in cuore il pentimento che dopo ho avuto sempre e che ho ancora, se io potessi... Ma Dio lo può. Credimi, Renzo, tu puoi vendicarti, ma in qualunque maniera ti andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tieni per certo che tutto sarà castigo finché tu non abbia veramente perdonato. Sì. Sì, ora capisco che ho agito da bestia e non da cristiano. Ora con la grazia del Signore, sì, gli perdono proprio di cuore. Renzo! Padre Cristoforo. E se tu lo vedessi? Pregherei il Signore di dare pazienza a me e di toccare il cuore a Lui. Ebbene, vieni con me. Tu vedi,
Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipendono ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, di amore. Va ora, cerca la tua Lucia, cercala con fiducia e con rassegnazione. Sì, padre. Convalescenti che se ne vanno. Se ne vanno. E da che parte escono? Da quel cancello. Siete proprio voi. Oh, Signore benedetto. Lucia. Renzo, perché siete qui? Perché? Mi domandate perché? Avete bisogno che ve lo dica. Chi ho io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo io. Cosa dite? Perché siete venuto? Perché? Le nostre promesse. Non siamo più noi. Non vi ricordate più. Cominciavo a sperare che col tempo mi avreste dimenticato, che avreste messo il cuore in pace. Il cuore in pace? Ho questo levatelo dalla testa. Già me l'avete fatta scrivere questa parolaccia. Ed ora avete il coraggio di dirmela. Voi volete dimenticarvi di me? Io non voglio dimenticarmi di voi. A chi credete che io pensassi tutto questo tempo? E dopo tante cose, tante promesse, perché ho patito, mi trattate così? No. Perché ho avuto delle disgrazie? No. Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? No. Perché al primo momento che ho potuto, sono venuto a cercare. Lucia. Lucia. Padre Cristoforo. Padre. Padre. È Dio che vi manda. Lucia. Diteglielo voi, padre, a quel poveretto, di andarsene, di dimenticarmi. Perché? È un voto che ho fatto alla Madonna, in un momento di gran tribolazione. Un voto? Sì, di non maritarmi. Ma dunque questo? Avete fatto questo? Poverina. Il Signore, figliuola, gradisce i sacrifici, le offerte, ma voi non potevate offrirgli la volontà di un altro,
al quale eravate legata da una promessa. Ho fatto male. No, poverina. E io non vedo perché Dio vi abbia a voler separati. Lo benedico che mi abbia dato, indegno come sono, il potere di parlare in suo nome e di rendervi la vostra parola. Se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolta, allora lo chiedo. Con l'autorità che ho dalla Chiesa, vi dichiaro sciolta da codesto voto. Lucia. Renzo. Lucia. Renzo. Tornate con sicurezza e con pace ai pensieri di una volta. Pregate per chi vi ha offeso e ai vostri figliuoli. Dite loro che perdonino sempre. Sempre. Tutto. E che preghino anche loro, per il povero frate. Oh, padre, io sono guarita, io che non fo nulla di bene a questo mondo. E voi? È già molto tempo che io chiedo al Signore la grazia di finire i miei giorni in servizio del prossimo. Che tutti quelli che hanno carità per me mi aiutino a ringraziarlo. Oh, padre, ci rivedremo. Lassù, spero.